Salve a tutti ragazzi, io sono Bat e vi do il benvenuto in questo nuovissimo video qui sul mio canale. Quest'oggi torniamo a parlare di player review per andare a vedere la carta di Bruno Fernandes nella sua versione Team of the Season. Mi raccomando, come sempre, questa sera in collaborazione con i ragazzi di The Street, trovate il link in descrizione sia al loro canale Twitch che al loro Instagram, di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale. Noi nel frattempo ci dirigiamo a vedere il giudizio del giocatore di quest'oggi. Let's go! Partiamo come di consueto dal costo, che si aggira attorno ai 120.000 crediti su Play, 110 su Xbox e PC, per un giocatore con 4 stelle skill, 3 stelle di piede debole, work rate alto, alto. Per quanto riguarda invece il fisico, abbiamo 1,79 di altezza, 69 kg, body type unique. Per quanto riguarda invece libri d'abilità, abbiamo un giocatore con ottimi link per quanto riguarda il campionato di Premier League, assolutamente possibilità elevatissime per essere inserito in squadra, nazionalità naturalmente portoghese, dai vari link con Diogo Jota, Cancelo, il triplo con Cristiano Ronaldo, con il quale comunque interviene anche la squadra di appartenenza che ci fornisce tanti altri link, per cui per me risulta veramente facilissimo da inserire in squadra questo Bruno Fernandes. Come stile d'intesa più consigliato, opterei personalmente per la classica ombretta tattica per andare ad aumentare con il massimo boost disponibile la velocità e la fase difensiva. Possibile anche l'utilizzo di ancora, ma personalmente se avete la possibilità di andargli a mettere ombra è la scelta ideale. Dal momento che dove lo andrei ad utilizzare questo Bruno Fernandes, che tipologia di giocatore mi è apparso, lo andrei ad utilizzare come mezzala pura. Non lo andrei ad utilizzare magari come mediano nel rombo, assolutamente no. Come mediano all'interno di una coppia possibile, se però affiancato da un giocatore veramente molto più difensivo. Dal momento che andiamo a parlare dei contro, è un giocatore con un fisico non così clamoroso, che gli permette magari, seppur senza una CPU difensiva esagerata, di recuperare bene il pallone. Una fase difensiva veramente molto molto scarna, diciamo così, di caratteristiche interessanti. Abbiamo poca intercettazione, contrasto in piedi, marcatura, contrasto in scivolata veramente molto molto basse, e viene riflettuto in game. Non l'ho notato tanto in fase difensiva questo Bruno Fernandes. E sicuramente anche una problematica, diciamo così, per terminare i lati negativi, è sicuramente il 3 di debole, che in fase offensiva può farsi sentire. Comunque è un giocatore che per me può essere interessante per la fase offensiva, e per questo lo consiglio maggiormente come mezzala, affiancato magari a un giocatore come può essere Renato Sanchez della situazione, al Declan Rice per esempio, quindi un giocatore più difensivo, un giocatore un po' più equilibrato. Così mezzala, un centrocampista molto ben dotato tecnicamente, passaggi clamorosi, il top secondo me dal punto di vista tecnico, sicuramente anche con una buona velocità, diciamo non magari così elevata da poterlo far utilizzare magari come trequartista esterno, però come mezzala ci può assolutamente stare. Con il boost di ombra può arrivare ad essere interessante, con un ottimo dribbling, un giocatore che non è ben stazzato, non è tozzo, diciamo così, che quindi risulta molto agile, palla al piede, veramente anche molto reattivo quando si tratta magari di utilizzare dei micro movimenti, comunque di muoversi nello stretto, e comunque molto preciso, con anche un ottimo tiro. Veramente mi ha sorpreso da questo punto di vista Bruno Fernandes, per via della finalizzazione non indifferente, veramente. Mi ha sorpreso dalla distanza, da dentro area, impressionante. Per un giocatore che comunque arrivava a costare 120.000 crediti, non mi aspettavo una mezzala che finalizzasse così tanto, quindi secondo me può essere promosso veramente a pieni voti. La finalizzazione, la fase offensiva di Bruno Fernandes vi dà l'opzione di saltare l'uomo, di creare quindi la superiorità numerica, di gestire il pallone con abbastanza tranquillità, dal momento che ha un ottimo feel in game, si sente veramente tanto sempre in possesso del pallone, sempre in pieno controllo appunto del pallone, e vi permette anche di concludere l'azione in qualsiasi modo vogliate.
E sicuramente un altro lato positivo è l'aggressività, la stamina, e quindi gli permette di essere sempre ben presente in game, specialmente in fase offensiva, nonostante comunque non recuperi tantissimi palloni, appunto, come abbiamo detto prima, e per cui va affiancato da giocatori che limano questa problematica. Per quanto riguarda invece il giudizio su questo Bruno Fernandes, cosa ne penso? Lo consiglio o non lo consiglio? Personalmente sì, per me può essere consigliato, giocatore ottimo visto il rendimento in game, che risulta ibridabilissimo per le combo, nazionalità, campionato, squadra di appartenenza, quale perciò a mio modo di vedere può essere pienamente consigliato con voto 8, visto il costo non eccessivo e che mi permette di ravvisarne un ottimo rapporto qualità-prezzo e lo indirizza verso squadre con un budget comunque medio-basso. Mi raccomando, da affiancare almeno ad un centrocampista difensivo come magari Declan Rice. Risulta dunque per me, come detto spesso, consigliato per coloro i quali non si possono permettere il KDB della situazione, che è un giocatore comunque abbastanza simile e meglio performante per quanto riguarda la fase offensiva e magari un po' di più anche in fase offensiva, dato che abbiamo alcune caratteristiche un po' più interessanti. Ma questo Bruno Fernandes, per quello che costa, per comunque il ruolo che possiamo andargli ad affidare, per le alternative comunque possibili che presenta, può essere per me, a mio modo di vedere, pienamente consigliato con voto 8. Sicuramente abbiamo, salendo con il budget oppure uscendo dalla Premier League, alternative alquanto interessanti, per cui più di un 8 sicuramente non posso dargli. E voi, cosa ne pensate? Siete d'accordo? Scrivetemelo qua sotto nei commenti dopo aver lasciato un mi piace, esservi iscritti al canale ed aver attivato la campanella per restare sempre aggiornati. Mi raccomando anche di andare a seguire i ragazzi di The Street, trovate il link in descrizione. Con questo video abbiamo terminato. Qui, abbate tutto, ciao!